www.vogue.net da Patrizia Belbattista di Vogue.net, e attualmente il nostro sito www.sigpr.sigrazia.net, vi danno il benvenuto in un'altra nostra missione, perché questa si tratta proprio di una missione dell'On the Road, naturalmente nel passaggio a Roma da Viterbo, percorso con i mezzi, naturalmente ho trovato un po' di mezzi rotti a vecchi. Che è successo? Siamo nel per entrare dentro al Campidoglio, nella sala promoteca, per un convegno, evento, conferenza stampa. Ci sarà la Raggi? Ci saranno i personaggi? Scopriremo con tutte le informazioni tra qualche secondo. Ascoltate e vedete tra qualche secondo. Vai, allora, su Vogue.net sempre sul nostro on the road, sul nostro viaggio attraverso l'ecologia, le città, le smart city, ma non solo, diciamo, giusto? Ecco, allora siamo a Campidoglio di Roma, naturalmente, diciamo, esterna, adesso abbiamo il top di dietro, ma abbiamo anche la visuale esterna, ma siamo dentro la sala biblioteca per scoprire un convegno organizzato dall'ISPA. Consiglio, dottor Michele Munafo, che si occupa, ci abbiamo già contento di su Roma. Allora, diciamo oggi di cosa parleremo, di cosa si parlerà poi. Oggi diamo un vissutino, perché troppo. È un progetto di 4 anni. Ah, ecco. Roma è uno dei case studio, un progetto che avviene insieme a ISPRA, la città metropolitana di Torino e altri soggetti, anche con di Roma, che ha dato anche un altro nazionale, credo. Anche il CREA è l'istituto che si occupa di agricoltura. Perché? Perché questo è un progetto che non so che abbiamo facendo l'agricoltura. Sì, vabbè, la fattura la nostra. Vabbè, un po' di campi di mais, di carote in mezzo alla città. Sì, sarà all'olio dentro, Piazza Venezia è una cosa così. Potrebbe essere te, giusto? Ma l'abbiamo già visto a Milano, non è stata grande. Vabbè, pure le palle allora. Noi ce l'abbiamo tante, palle. E quindi dal progetto vuole valutare quali sono gli scenari di evoluzione del territorio e l'impatto di questi scenari sui servizi ecosistemici. Cosa sono i servizi ecosistemici? Ecco, diamo più spesso. Sono tutti quei servizi che l'ecosistema ci fornisce di fatto gratuitamente e che sono fondamentali per il nostro benessere. L'erosione, lo smog, esatto, nelle città grandi c'è un po' di smog, poco, sì, poco. Vabbè, col verde migliore. Questi servizi vengono forniti dal suolo naturale. Quando questo suolo viene coperto artificialmente, questi servizi ci sono. Artificialmente Cemento, quindi per il suolo verde le sue capacità di funzione. Ed escono cose e quindi tossiche. È sana per una cosa, ma sana per un'altra, cioè non è sana per un'altra cosa. Esatto. Diciamo che queste funzioni naturali. Noi perdiamo il nostro consiglio di avere. Ecco perché tu scappano fuori scappano fuori dalla città. Esatto, ecco. Per quello. Vanno al mare. La città sono sempre più calda, ad esempio della campagna, questa è anche un'altra cosa che. Vabbè, lo smog. Lo smog, è proprio la temperatura che qua. Vabbè, c'è il tempo dal fatto che noi abbiamo fatto perdere al suolo la capacità di assorbire. Allora dovremmo ritornare indietro nel passato e nel lasciare la terra i cavalli. Quello che potremmo fare è in modo di limitare di peggiorare ulteriormente la situazione, perché dal nostro studio ad esempio abbiamo visto che se non interveniamo immediatamente se come è ma ossia il comune di Roma dovrebbe o il comune tutti i comuni diciamo. In generale le amministrazioni locali dovrebbero in qualche modo operare contenere questa espansione urbana. Vabbè, però espansione anche della campagna fuori, allora questo sarà. Cioè se tutti farò fuori dal comune, dal grande metropolitane, vanno i paesi più grandi che hanno città. Anche i paesi infinito che dicono tutto il paese. Diciamo adesso qua a maglia, diciamo, non tutta la città, paese. Due modi per il territorio che c'è già una città molto più. Allora diciamo nel 2030 come sarà? Per la città, abbiamo un futuro questo. Allora, noi abbiamo fatto uno scenario 2030. Ah, 3 metri.
burnout e le conseguenze, perché chiaramente aumenteranno le aree costiere di circa 3.000 ettari, quindi 3.000 ettari saranno quadrati, quantità insomma significativa per capire, sono come 36 volte l'intera Villa Borghese. Ah, 36 volte, ricordate, Villa Borghese, chi non conosce, è un parco al centro, però non tanto, è capossa. Questo per capirci, per dare un senso della velocità di trasformazione, sono circa 3 metri quadri al minuto, 70 km. Questo fino al 2030. E questo consumo di suolo, che lo chiamiamo noi, ha delle conseguenze a prendere queste funzioni. Beh, la parte economica, poi possiamo... Ha delle conseguenze anche dal punto di vista economico. Sia per la città, per le persone. Esattamente. Siamo dobbiamo sostituire questi servizi. Cioè, la sanità, il governo deve fare qualcosa. E noi abbiamo stimato in termini economici circa 140 milioni di euro l'anno di impatto fino al 2030. Ed è 140 milioni. Noi ci continueremo a portare. Aspetta, 140 milioni che il governo dovrebbe. Com'è questa cosa? Questa è una cosa che dovrebbe fare tutti, dobbiamo fare. Cioè, chi li deve dare questi 140 milioni? Tutti noi, nel senso che in alcuni casi se il costo aumento dei consumi energetici è qualcosa che allora, benzina, petrolio, tutte queste la capacità di qualità della vita è qualcosa che noi paghiamo in termini di salute, vabbè, le tasse chiaramente sono una stima economica che sono tutti i costi di sostituzione, cioè quello che dovremmo chiedere al governo, forse dovremmo chiedere di spesa, vabbè, il governo, dobbiamo fare la roba al governo almeno il futuro, in che senso? Adesso siamo in posizione. Vabbè, io ci scrivo, ufficialmente siete voi che state anche io e lui non ci siamo nel governo, giusto? Io neanche. E lui l'unica parola. Benvenuto. Grazie. Nome e la sua carta, se almeno non dice tutto è lo sbaglio. Massimo De Rosa, della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera, Movimento 5 Stelle. Ah, ecco, Movimento 5 Stelle. Raggi. Esattamente. Allora, ma qui che ci è interessato sicuramente è appunto il fatto di poter quantificare finalmente quanto perde la società rispetto alla cementificazione. Se io cementifico questo campo perdo 8.000 euro di servizi, alla fine 140 milioni all'anno di servizi che il suolo mi dà. Quindi quando io faccio una progettazione, una pianificazione del territorio, devo iniziare a tenere conto di questi soldi, perché non è solamente l'incasso immediato. Dobbiamo pianificare bene il territorio, come costruire sul territorio. Se andiamo a costruire e perdiamo 140 milioni l'anno di servizi ecosistemici, sono soldi che poi dobbiamo dare noi per sostituirci, perché magari il drenaggio non è fatto bene, dell'acqua, perché appunto abbiamo già identificato, però bisogna fare fogne che dobbiamo pagare. E c'è l'esondazione che dobbiamo pagare. Sono tutti questi che possiamo anticipare prima. Li calcoliamo prima, sappiamo prima che andiamo incontro a questi costi e valutiamo se allora vale la pena fare il centro commerciale, la nuova casa. Da parte economica però chi investe, cioè tutti pensano dobbiamo far venire dall'estero gli investitori. No, allora. O gli italiani che investono su se stessi. Abbiamo una battuta. Cioè se uno dice già questo, già lo chiude subito il percorso. Abbiamo 18 miliardi di metri cubi costruiti in Italia. Con una necessità abitativa di 6 miliardi di metri cubi. Quindi capite bene che abbiamo già costruito 3 volte il necessario. A questo punto... Vabbè, usare quelle vecchie costruzioni. Rigenerare e riqualificare. Questi sono i due parametri. Le vecchie costruzioni. Recuperare le dismesse, fare bonifiche. Questo è quello che dobbiamo perché fare. Perché hanno lasciato a disuso il mezzo. Esatto. Perché se noi investiamo su quello e lo Stato spinge su quel settore, abbiamo un beneficio tutti noi, la collettività. Se invece si spinge solamente sulla cementificazione selvaggia, solo per speculare, guadagnare sul momento, sulla vendita dell'appartamento e sugli oneri di urbanizzazione perché ti ho concesso la costruzione, è un beneficio momentaneo per il comune, minimo per la collettività e soprattutto un beneficio solo per i costruttori. Allora uno Stato che si chiama Stato deve investire nell'interesse dei cittadini e non dei costruttori. Quella di Roma ci dà dei dati che ci fanno preoccupare. Perché? Perché c'è stata comunque una pianificazione negli anni scorsi che ci vincola, negli anni passati, che ci vincola a questo 9%, perché in alcuni casi è già partito un iter. Sicuramente noi non si può fermare delle leggi che ci sono adesso. Allora il nostro compito è poter fare delle leggi che vadano invece nella direzione della federalizzazione.
effettivamente. Se si è d'accordo. Sì, certo, se si è d'accordo e se non ci sono dietro interessi di parti terze, ci si mette 3 giorni a fare l'evento. Tre? Aspetta, 24 ore, 24 o 3 giorni? Tutti i motivi? Bisogna che il passaggio alla Camera al Senato. Quando hanno dovuto fare leggi per salvare i fondi per i partiti, per il finanziamento, per le banche, ci hanno messo 2 giorni. Quindi parliamo di chiaro. Se vogliamo farlo anche su temi come questo, che invece vanno nell'interesse di tutti e non della banca, magari. Ma dovrebbe fare la fondazione della banca aiutare questo. No, deve essere lo Stato, magari non essere invogliato per la fondazione della banca. E riuscire a fare qualcosa per i cittadini, perché vabbè, questo è il comune. Abbiamo fatto solo un po' di corsi, pochettino, un po' di politica. Vabbè, futuro... No, questa è realtà, come politica. Bisogna semplicemente fare le cose di buon senso, le cose di buon senso si possono fare. Cioè, se poi si vuole fare qualcosa per qualcuno, almeno facciamo per i cittadini. Per noi siamo per noi cittadini, anche lei è cittadino. Esatto. Credo, respira pure lei. La respira? Sì. Una fuori respira per voi. Tutti e tre respiriamo, anche voi che vivete nelle città metropolitane, anche piccole paesi, in tutto, anche non solo in Italia, anche piccoli paesi. Se vedete come esempio il nord di Milano, dove vengo io, piccoli paesi dove la cementificazione è arrivata al 70-80%, non hanno più territorio da c'è un esempio, c'è l'ultima battuta, l'esempio con l'Europa. C'è una città o una cosa, un paese che faccia sì. Un numero più forte della sicuramente quello che c'è da dire è che l'Italia ha un tasso di consumo di suolo che è quasi il doppio della media europea. Ah ecco, almeno quella lo sappiamo. Allora, la migliore dell'Europa qual è? La migliore sono sicuramente paesi di Nord Europa. Svezia, ok. Chissà più nord, dove sono andare. Peggio dell'Italia fanno Olanda, Belgio, Lussemburgo, però invece sono paesi. Devo che punto niente, vi ringraziamo come ospite, adesso grazie. Vediamo il convegno e parliamo di queste cose più tecnicamente. Allora, tra qualche secondo tutto il nostro è chiuso. Allora, sì. E studio riguarda anche la personalizzazione e l'efficienza dell'utilizzo del suolo con criteri ovviamente totalmente compatibili. Roma ovviamente vuole programmare e progettare in modo scientifico la prossima del suolo. Sappiamo quali sono le caratteristiche difficili in cui ci troviamo, abbiamo le cavità, abbiamo dissesti su Roma, in quanto Roma il suolo di Corteo ha diversi cavità solari che conoscete. Anche la progettazione, di costruzioni sul suolo richiede un'attenzione specifica e su questo documento oggetto di studio e di proposte di progetti anche in ambito europeo ovviamente stiamo attenzionando diversi tanti europei per poter presentare progetti come modalità insieme al centro di ricerca ovviamente di statura internazionale e grandi strumenti di innovazione come quello che oggi verrà presentato e che il Casesima è stato promosso per ulteriori sviluppi di progetti che veniamo a trovare in località. Quindi vi ringrazio per essere qui e condividere con noi questo progetto e i nostri prossimi progetti. Siamo aperti nella condivisione di idee nuove che riguardano il suolo, l'uso del suolo e ovviamente anche altri ambiti. Quindi sono a disposizione come assessore all'ambiente e mi lascio ovviamente i legami di questi colleghi per poter comunicare con noi e poter andare avanti su nuove iniziative. Lascio la parola quindi a questo punto al direttore di Vista, una volta che fa Grazie. Vai avanti tu. Intanto, volevo innanzitutto ringraziare la città metropolitana di Roma, l'amministrazione comunale,
questo istituto potrebbe tanto delicata e sensibile, non solo mettendo l'altra amministrazione a disposizione di questa nostra riunione, una sala così prestigiosa come la sala della biblioteca, che è destinata ad ospitare grandi eventi, in questo anche ci dice della rilevanza che l'amministrazione ha in questo tema. Mi permettete anche un saluto alla città metropolitana di Torino, che comunque fa parte di questo progetto e che credo sia rappresentata poi anche oggi, così come un saluto e ringraziamento a Massimo De Rosa per, non solo per aver promosso insieme alle amministrazioni comunali questa iniziativa, ma permettetemi anche di ringraziarlo per l'attenzione costante in qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera di Deputati, l'attenzione costante che ha messo in questi anni di legislatura e continua a mettere sui temi ambientali e anche sulle vicende dell'istituto che ho l'onore di dirigere. Tra l'altro, ho discusso con un momento che si permette di sia perché contenuti di questa giornata meritano maggiore tempo e attenzione rispetto al mio saluto, sia perché alle 11 dovrò andare a un'altra riunione di preparazione del G7 Ambiente, che come sapete si terrà all'inizio di giugno a Bologna. Diciamo, diciamo che oggi dal punto di vista tecnico presentiamo i risultati di uno studio condotto dal territorio di Roma Capitale. Come è stato detto prima dall'ingegner Simoni, si tratta di un'attività che si inquadra nell'ambito delle attività del progetto LIFE San Paolo CT, una cosa che sembra molto difficile della Commissione Europea. Si tratta di modelli di gestione del suolo per il bene pubblico, progetto che è stato avviato 3 anni fa, nel 2014, ed è stato finanziato dalla Commissione nel quadro del programma LIFE con capofila la città metropolitana di Torino. In particolare oggi presentiamo la valutazione del consumo di suolo del mondo negli ultimi 4 anni, dal 2012 al 2016. Sono dati che anticipano in qualche giorno la presentazione del prossimo rapporto sul consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, che presentazione che sarà fatta in due fasi, dal 23 al 26 giugno presso la Camera dei Deputati, e poi avremo delle presentazioni a livello locale. Permettetemi a questo punto anche di ringraziare i colleghi di ISPRA che sono qui presenti, a cominciare dal capo dipartimento, dai colleghi con la FUMO e Marchi e tanti altri che sanno di ieri per l'ultima recitazione, perché non dimenticherei qualcuno che lavora quotidianamente, perché noi ci presentiamo rapporti, il documento, ci presentiamo rapporti, il documento che in realtà è il frutto del lavoro di un anno, un lavoro serio, qualificato, appassionato di tanti colleghi. Lo studio su Roma, tuttavia, è un po' diverso, concepita proprio per essere un servizio tecnico, un servizio facilmente utilizzabile dai clienti tecnici dei comuni e dagli attori interessati, cittadini compresi. Lo scopo è quello di ovviamente fornire supporto alle amministrazioni comunali, ma soprattutto di favorire scelte urbanistiche consapevoli che consentano di contenere il consumo di suolo e di salvaguardare le preziosissime funzioni ecosistemiche. Una buona gestione del territorio consente quindi allo stesso tempo una riduzione significativa dei consumi di suolo e la tutela reale delle risorse naturali, assicurando in termini di uno sviluppo sostenibile e permette di mantenere la spesa pubblica in quanto salvaguardia funzioni e servizi ecosistemici resi gratuitamente dalla natura e dalla comunità. Finisco rapidamente, mi auguro quindi che le valutazioni che oggi presentiamo e il lavoro che oggi ha inizio possa essere esteso all'interno del territorio nazionale anche grazie agli strumenti che abbiamo messo in campo, che ripeto saranno liberamente utilizzabili da tutti e saranno messi a disposizione del nostro progetto, che possa partire dalla giornata di oggi scaturire realmente una visione nuova, diversa della nostra città, della nostra area metropolitana e che anche nella pianificazione urbanistica, che è importantissima per lo sviluppo delle città, si tenga però conto dei danni che il consumo di suolo incontrollato potrebbe causare al territorio e all'economia che esiste su quel territorio. Allora direi buon lavoro e in bocca al lupo perché ne abbiamo bisogno. Grazie.
parte del territorio per sostituzionare la spesa dei comuni che non può reggere ancora il conto. E vorremmo tutelare anche il resto del nostro paese, laddove non abbiamo ancora consumato tutto il territorio. E io credo che devo ringraziare l'ISPRA, la sensibilità della città metropolitana di Torino e anche l'assessore ambiente di Roma, che non ci ha avuto analisi, è subito resa disponibile per questo incontro, proprio perché è un metodo per fornire degli strumenti ai cittadini. Questo studio fornisce strumenti ai cittadini, alle associazioni e all'amministrazione per quantificare che cosa devo mettere. Io cerco molto di semplificare, perché non tutti siamo esperti tecnici del settore, ma la sostanza è che io riesco finalmente a dire quanto perde la collettività rispetto alla cementificazione della parte del territorio. Perché sul momento, fino ad oggi, si valutava parte di suolo come qualcosa di nessuno, sostanzialmente qualcosa di infinito, di un bene comune che potevamo fare. La base semplicemente il tasso che poteva avere il comune per la cementificazione, grazie alla realizzazione, e il tasso privato nel pagamento degli appartamenti piuttosto che nel costruire un centro commerciale. Adesso noi possiamo dare un valore sociale, un valore che dà della società come servizi che quel suolo ci poteva dare.